Amici, buonasera, benvenuti, un'oretta dalla cameretta. Anche oggi ci siamo, in realtà stasera faremo due orette, perché la prima con Virginio Ferrari, Giovanni Zamagni e Giulio Rangheri, che saluto. Ciao ragazzacci, benvenuti, grazie per essere qua con noi. Ciao a tutti. Ciao. La seconda ora invece la dedicheremo, quando abbiamo liberato i miei amici ospiti di quest'oretta, la dedicheremo invece al tema, partiamo da Trump, la cancellazione dei limiti alle emissioni delle autovetture negli Stati Uniti d'America, da lì poi ci colleghiamo a tutta un'altra serie di argomenti, lo faremo con altri amici, ve li presenterò dopo, per cui dalle 22 più o meno, sempre che Virginio Ferrari non si addormenta in quest'oretta, perché magari alla sua età può essere, lo seguirei per ruota a Giulio. Zami invece è uno giovane come me, siamo meglio noi. Certo, mi sono messo a gambe divaricate. Ho visto un pigiama, ho visto passare una casa, eccolo lì. Questo vuol dire che la tua gamba va bene, Virgi, no? Infatti mi sono messo in una posizione un po' da stretching perché mi sta facendo un po' del male. Ho capito. Senti, tra l'altro parlavo e facevo ridere Emanuele Pessino di te proprio, della tua preparazione fisica, perché in questi giorni abbiamo incontrato un sacco di piloti all'oretta della cameretta, moto mondiale, e tutti ribadiscono il concetto di stare in forma, perché si stanno allenando tanto. E un giorno dopo, poi parlando con Emanuele, fa certo che sono cambiati i tempi, non è più come una volta. Una volta se ne fregavano tutti, gli ho detto no caro amico, perché che c'è lì, quando girava con la sua vettura si portava dietro gli attrezzi da ginnastica, giusto Virgi? Ricordavo male? Ho detto delle menzogne. Ricordi bene, anche perché dopo quando feci Santa Fe, ti parlo dell'ormai lontano 87, feci anche una palestra su Santa Fe, no? E poi venne copiata dai vari team di Formula 1, anche la fattezza esterna presero un po' quel profilo. E poi la Tecno Gym fece addirittura la palestra per Sciumi. Giustissimo. Però tu già allora eri, effettivamente, io mi ricordo che Lucchinelli un po' ti pigliava in giro quando venivate alla nostra partenza, quella vera. Piglia in giro. Poi quello là faceva la ginnastica, noi andavamo a donne, no? Giusto? Giusto. A volte non si sa cosa fossero, però a volte erano donne, no? Ma non è che io stessi a scelta e... Donne e palestra va benissimo. Assolutamente. Anna, immagino che Anna sia di fianco a te, per cui su queste robe magari soprassediamo. No, ma lei lo sa, il mio trascorso agonistico da quel lato lo conosce. In tutti i sensi lo conosce. Glielo hanno riferito. Ok. Zam, Giulio, vai, lascio a voi Virginio. Tanto vado a leggere un po' di domande che mi fanno da casa. Vai Giulio. Allora, no, sono molto contento di rivedere Virginio perché insomma ci siamo salutati quando collaboravi con la Federazione Italiana per i ragazzi della Stock 600. Poi qualcuno di quei ragazzi ha fatto moltissima strada. Volevo chiederti a distanza di qualche anno se le cose sono andate come pensavi o se qualcuno è stato meglio, peggio, insomma, come vedi quei ragazzi lì adesso? Io ebbi subito da dire nella squadra con un elemento particolare, perché sostenni al tempo, riferito al Moto 3, riferito ad Andrea Locatelli e al mio omonimo Ferrari, che però non siamo cugini, che con moto adeguata, con moto competitiva, entrambi sarebbero stati nei primi cinque. Però nessuno diede peso all'interno, in seno alla squadra, a questa mia teoria. Poi dopo si è visto invece che valevano. Ok, Zam. Senti, invece Virginio, io volevo parlare con te del passato, perché sono stato felice protagonista, nel senso che sono stato invitato a una serata con Roberto Gallina, una serata che è stata fatta da Ciao alla Moto, che è un locale di Milano, insomma è un'officina di Milano che alla sera si trasforma in locale di moto, dove fanno sempre degli incontri molto interessanti. Quella sera c'era Roberto Gallina, c'era Virginio Ferrari, c'era Marco Lucchinelli, insomma c'era un sacco di persone interessanti. Io non avevo mai conosciuto nella mia vita Roberto Gallina, naturalmente lo conoscevo da appassionato, ma
ho avuto il privilegio di incontrarlo in quella serata e mi ha fatto veramente un'impressione incredibile. Allora vorrei che tu raccontassi come era Roberto Gallina. Roberto Gallina, ricordo che è la persona che ha fatto quel team con cui hanno vinto il mondiale nel 1981 Marco Lucchinelli, nel 1982 Franco Uccini e prima Virginio Ferrari aveva fatto vice campione del mondo, se non ricordo male. Esatto. Io devo dire che Roberto Gallina lo conobbi ancora prima di conoscerlo personalmente, frequentando l'officina di Peppino Pattoni. E quindi, essendo lui il pilota ufficiale della Patton, con quella tuta totalmente verde, con quella moto totalmente verde, era sinceramente l'uomo e il pilota che ammiravo, perché io sognavo la Patton 500. Quando lo ritrovai poi in pista come senior, perché anch'io nel 75, passando senior, ebbi modo di ritrovarmi più volte con Gallina, sia nella 250 sia nella 500, perché nel suo team lui correva ancora all'inizio ed era collaudatore, preparatore, pilota, era tutto fare veramente. E quindi trovai in quello che era il tipo di rapporto che lui aveva con Peppino Pattoni, il tipo di discorsi che sviluppavano all'interno dell'officina di Via Altaguardia, il tipo di frequentazione all'interno della squadra e quindi anche il mio contatto diretto con lui per come si dovesse al meglio mettere a punto una moto da corsa, per me è stato, direi, determinante, è stato per me una pietra miliare. Ok, Virgi, qua mi chiedono, mi scusa, mi scrivono una cosa che io non avevo mai sentito da te, ti chiedo se è vera, la storia di quando con la motrice del rimorchio facevi testa a coda in Piazza del Duomo, è vera? Io non la sapevo questa. Sì, sul sagrato. Quando l'hai fatto? Chi è che te l'ha detto questa? È selvaggio, qua sono tutti i nomi, sai, queste qua delle chat che mettono selvaggio. Mi sono sempre piaciuti i camion come mi piacciono anche gli escavatori. Ma sì, quando comprai il trattore del mio bilico, che era un FL10, un Volvo, diciamo, di quelli ribassati, me ne andavo in giro per Milano la notte con un antrominico deficiente come quanto più di me. E poi a un certo punto abbiamo detto, pioveva, abbiamo detto, ma se andassimo a fare qualche derapata sul sagrato, dai, no, ma tu sei scemo, no, scommetto che non ci vai. Appena mi ha detto scommetto che non ci vai, già là, a fare gli otto sul sagrato. E poi quando abbiamo visto che qualcuno dava segni, forse di chiamare i vigili. Ma io mi chiedo perché arrivare a chiamare i vigili per una roba del genere? Un trattore quando derapa non è come una macchina, un trattore ad un certo punto punta e comincia a fare, allora senti di quei suoni, di quei rumori che uno dice, ma cosa sta succedendo, no? Rifammi come che fa? Così fa, infatti. Anche la Madonna a un certo punto ha guardato giù e dice, beh, Virginio, basta, perché qua non è assolutamente però, cosa. Guarda, no, veramente, guidare un trattore, un trattore, per chi non sapesse cos'è un trattore non è un trattore del trattore dell'aratro che si usa nei campi. Il trattore è un mezzo che può avere da 250, 600, 700 cavalli, quelli attuali, no? Sono quelli che fanno anche le corse, no? In pista. Sì. Allo stesso Selvaggio mi scrive che forse sei andato anche con la Stratos a farli? No, sì. Lì no. Sì. Allora, ti conosco, ma mi sa che ti conosce abbastanza bene. Ma adesso non si potrebbe più perché ci sono troppe telecamere. Ma direi che non si può più. Al tempo non c'erano. Pensa come sono scorretti adesso aver messo le telecamere. Non è giusto. Questione di privacy anche quella,
Lo voglio, ma perché mi devi venire a guardare cosa sto facendo a un certo punto? No, no Giulio, non è più libero neanche di andare a fare i tondi sul Sacrato del Duomo. Una derrapatina. Ma poi alle 2 di notte non c'è in giro nessuno, neanche i piccioni c'erano. Assolutamente. Senti, la tocco piano, Virgi, te la tocco piano, la metto lì. Qual è stato il pilota con il quale hai avuto il peggior rapporto in assoluto? In pista e poi uno, se ce l'hai avuto invece uno con magari in pista non hai avuto niente a che fare, o qualcuno fuori pista, cioè hai avuto della gente peggiore? Sinceramente, avrai avuto no peggiore, ma sai, tra piloti siamo tutti animali della stessa specie, quindi bene o male ci può essere magari qualche volta che c'è stato qualcosa da dire in pista per magari una scorrettezza piuttosto che magari un qualche cosa che abbia infastidito, magari fatto senza volere, senza volontà di voler magari far male piuttosto che disturbare, non saprei come definirlo. Sei mai arrivato a chiarimenti a muso duro? Sei mai arrivato a... No, a muso duro sono arrivato con quelli della sorveglianza di Salisburgo, dove ci siamo menati lì. Quando no, parlo del 90, credo 95, perché c'erano state c'era odio in pista. Allora io andai da un segnalatore che stava dormendo, che non stava facendo niente, e gli dice: guarda che in quella curva c'è odio in pista, la curva che immette al rettilineo dei box. Sai che a Salisburgo i box sono spostati rispetto al paddock, no? E questo qui ha reagito malamente, sono venuti quelli della sorveglianza, e io ricordo che il papà di Mauro Lucchiari fu il solo a tenere botta con quelli lì, il solo, che dopo lo presero, lo trattarono anche male perché lo arrestarono, fecero un mezzo arresto, però ci siamo pestati. Io ne sono uscito con un occhio nero e il mio avversario è andato a casa senza un dente, però. Bravo. Mi piace questo momento di sport vero. Vai Giulio, vai su Virginio. Ma allora volevo chiedere a Virginio se dall'altra parte, diciamo, della barricata, cioè quando ha lavorato da team manager e ha avuto degli ottimi risultati, ma anche dei piloti piuttosto complicati come personalità, Kosinski, Fogarty, che ne so, Chili, mi viene in mente, se non sbaglio, persino Spencer, se questo lavoro sia stato per lui difficile, o se in qualche modo fosse già preparato per natura, per esperienza. Ma è stata, ti dirò Giulio, che è stata una evoluzione piuttosto che una metamorfosi naturale. Ma parlando di piloti, il fatto di essere dietro al muretto e non in pista, quello è stato il trauma. Perché quando prepari, quando ci si prepara, quando si fanno le trasferte, quando si fanno le prove private, quando si va in giro per il mondo a fare tutto questo, è un fattore emotivo sempre, ma è un fattore. Quando invece tutto viene preparato e poi i piloti entrano in pista e tu rimani lì come un piccione a guardarli, vi assicuro che è una brutta cosa, bruttissima, perché le tue propaggini terminali vorrebbero fare quello che si fa su una moto. Quindi sei lì che ti giri i pollici, sei lì che il battito cardiaco aumenta, sei lì che senti l'adrenalina che sta andando in circolo, e cosa fai? Sei seduto su un muretto. Come un giornalista. Sei un muretto, sei con un cronometro in mano. Allora c'è qualche cosa che non... Che nel cervello va in tilt, ma in tilt veramente, perché non... Invece, parlando di piloti, quello strano... Aspetta, i piloti, che torniamo e comincio da lì. Te lo ricordi dove sei? Non sono sicuro, perché... facciamo una foto istantanea, perché poi mi devi raccontare quando Lucchinelli ti ha chiuso anche il rullo. Ricordami una K come Kocinski. K, esatto. Va bene, K. Torniamo subito un'oretta dalla cameretta con la K, state lì. K come K2. Bimota.
finalmente arrivano da Fassina le Fiat Panda Hybrid e le Fiat 500 Hybrid con il nuovo motore Firefly 1000 tre cilindri abbinato ad un propulsore elettrico, 70 cavalli di potenza, risparmi fino al 30% sul consumo di carburante e addio ai blocchi sulla circolazione. Prezzi da 10.900 euro, cosa aspetti? Scopri Panda Hybrid e 500 Hybrid da Fassina. Le concessionarie Ford Interauto di Monza, Melegnano e Liscate sono chiuse per l'emergenza sanitaria. Per ogni informazione il personale è a disposizione attraverso i nuovi numeri e l'email che saranno attivi fino al termine dell'emergenza. Scrivi a clienti@fordinterauto.it oppure chiama per l'officina al numero 351-911-0144 e per la vendita il 391-1167-753. Presto torneremo a guidare, vorremmo tanto che tu provi il piacere di guida della gamma ibrida ed elettrica con Kuga e Puma e poi EcoSport, Focus, Fiesta e la gamma dei veicoli commerciali Interauto. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. Noi siamo qui, in quanto servizio utile siamo comunque aperti, ma qualsiasi cosa poi, quando tutto ripartirà, che ci si potrà muovere, avete bisogno, noi saremo sempre qua ad assecondarvi ed ascoltarvi. Ciao a tutti, a presto! Xilema studia, progetta e realizza da vari anni parti speciali per i settori racing e competizione, in collaborazione con i team più importanti. Valvole pop-off, dischi freno, distanziali, puleggia regolazione variabile, leve freno a mano, dischi frizione, meccanismi rinforzati, airbox e paraurti in carbonio e compositi e molto molto altro. Le varie fasi di lavorazione sono eseguite totalmente in Italia, da personale altamente specializzato e con l'ausilio di apparecchiature di ultima generazione. Per maggiori informazioni visita il sito xilema-italia.com. Libera la tua Desmo emozione da Ducati Monza, Monster, Diavel, Hypermotard Multistrada, Street Fighter, Panigale e la nuova nata di casa Ducati, la mitica Scrambler in tutte le sue versioni e personalizzazioni. Da Ducati Monza trovi anche una vasta gamma di accessori e abbigliamento e finanziamenti personalizzati. Per la manutenzione affidati allo staff di Ducati Monza, il miglior modo per prendersi cura della tua compagna di avventure. Libera la tua voglia di due ruote. Scegli Ducati da Ducati Monza. Golia Herbs ha le erbe dalla natura. Respira Golia. Ritrovati ragazzi a una oretta della cameretta con Virginio Ferrari, Giulio Rangheri e Giovanni Zamagni. Allora, K, mi hai detto di guardarti K come Kocinski. No, si ricorda dopo. Io sei sicuro? Me l'hai detto tu K. Ti faccio quella del cane verde, no? Ti faccio prima K. No, davvero, Kocinski era veramente particolare. Definiamolo particolare. Tanto che ci fu un periodo che andò in escalation dove non gli andava mai bene niente, no? La moto di merda, le gomme di merda, i meccanici di merda, tutto di manager. Il manager, chiaro. E un giorno, e mi ricordo, eravamo a Sentul, mi pare. Ho detto ai meccanici, tirate giù tutto, chiuso le Claren, l'ho preso e l'ho attaccato al muro. Ho attaccato il muro, ma letteralmente, puoi chiedere ai vari piloti, cioè ai vari meccanici che aveva Braco, Leo e compagni. Risultato dell'azione fu che chiamò, cioè,
il buon Claudio Castiglioni dicendogli che non voleva più assolutamente che io mi occupassi di lui, bla 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 bla. E allora gli disse, ma io gli dissi con piacere, e quindi ci fu una separazione in casa. E io terminai l'annata con Neil Hodgson e lui al fianco, però non si conversava, non si diceva niente. Ma lui era forte, vero? Lui era uno veramente forte o no? Molto forte, non forte, molto forte. Fu l'unico a utilizzare un cerchio anteriore di una dimensione che adesso non sto a tirare fuori i particolari, ma che io provai la sua moto ed era particolarmente agile nell'entrata in curva, cosa che tutti gli altri piloti non riuscivano a fare come lui, con quel tipo di scelta. Ok, Virgil, no, però di questa questione con Kocinski mi interessa la reazione. Se da uomo ti ha deluso il fatto che lui non abbia voluto, cioè non abbia apprezzato in un certo senso il fatto di essere attaccato al muro, no? Ti aspettavi una reazione diversa o è finita proprio? No, avrei voluto una reazione diversa, però non c'è stata. Non c'è stata? No, è andato a piangere dalla mamma. Ho capito. È stato l'unico pilota con cui ha avuto quei problemi, da team manager, anche gli altri che ha citato prima Giulio, tutti. L'unico caso. E aveva ragione su qualcosa che era veramente di merda o no? No, ma sai, ti dirò, Bobby, io sono uno molto paziente, ma quando vedo, ma non tanto con me, perché con me stava schiacciato lui, ma era il modo con cui, scendendo dalla moto, trattava i meccanici, no? Quindi sai, una volta, poi glielo dici, glielo fai capire, poi una seconda volta, una terza, una quinta, una decima, e quando un giorno, proprio, sai, la fatidica gocciolina che fa traboccare il vaso, adesso mi hai rotto i coglioni, adesso basta. La pazienza che hai perso lì, tu l'avevi come dote in pista? Perché mi chiedono di dire, secondo te, quali sono state le tue doti che ti hanno portato a essere così veloce, uno dei protagonisti 70-80 in pista e poi come team manager, però avevi pazienza quando guidavi? Pazienza riferito a cosa, Bob? Non ho capito bene. Era una delle tue caratteristiche che avevi quando eri pilota? Mi hai detto adesso ho sempre tanta pazienza. Ti chiedo se erano le doti che avevi anche in pista, e ti chiedo di elencare eventualmente quali altre erano le tue doti e quali eventualmente invece Io ti dico molto onestamente, ti dico, non saprei, mettendo in fila i pregi o i difetti, che cosa è più, cosa meno. Io ricordo un particolare che a volte mi masturbavo il cervello, no, dal punto di vista della messa a punto. Perché? Perché non ero non ero normalmente soddisfatto e andavo sempre a cercare qualcosa, e a volte quel cercare qualcosa poteva forse innescare un cortocircuito dal punto di vista: se fai questo succede quest'altro, se fai quest'altro però comprometti un qualche altra cosa, eccetera eccetera. E quindi io davo il 100% quando ero pronti via. In prova io mi dedicavo al 100% alla messa a punto della moto. Quindi se veniva un buon tempo, bene, se non veniva un buonissimo tempo, io mi accontentavo, perché tanto sapevo che poi in corsa, pronti via, vedevo rosso. Franco, posso fare una domanda? Certo, vai. Virginio, ho letto in questi giorni un'intervista a Petrucci che diceva questa cosa: la MotoGP è una figata pazzesca, ma non è divertente, nel senso che lo stress è troppo grande. E non so se tu hai visto il documentario su Dovizioso, uscito in questi giorni, e secondo me è molto bello, molto ben realizzato, è tutto dietro le quinte, dentro al box, dentro al suo motore, eccetera. E anche nel suo caso percepisci questa sofferenza, almeno secondo me percepisci questo stress che hanno questi piloti a quel livello lì, in questa categoria. Era così anche per te con la 500 o era solo divertimento? No, per me era passione pura, divertimento puro, perché
la cosa che più mi è mancata dopo era proprio quel tipo di tensione che andava aumentando nei giorni precedenti la partenza, nei giorni poi del viaggio stesso, il fatto di arrivare sul circuito, il fatto... Io a volte ho provato anche ad andare con una tendina tipo iglu, con una tenda iglu, nella foresta a dormire la notte, fuori dalle palle proprio, no? Perché mi immergevo in quello che era la sostanza proprio veramente della corsa. Quindi mi facevo una doccia nel paddock, me ne andavo fuori e andavo in mezzo ai lupi veramente. Quindi mi piaceva proprio vivere la situazione esasperata. E pensa che però i piloti adesso, Giulio, non potrebbero farla una cosa del genere. Io questo lo capisco, conosco un po' Virginio e so che il suo spirito, no, indomito e selvaggio lo ha portato a fare queste cose. Adesso però non è pensabile. E vi invito, tra l'altro, se avete voglia, di andare a sentire la puntata che abbiamo fatto con Petrucci e con Manuel Pessino, perché in riferimento appunto a questo, Manuel gliel'ha chiesto, Zam, il fatto che lui ha dichiarato che non si diverta più, non è divertente guidare la MotoGP. In realtà lui ha detto, guarda, voi giornalisti vi divertite sempre un po' a cambiare come sono le cose, però la risposta l'ha data lui. Se avete voglia, andate a vedere la puntata sul canale Paddock TV di YouTube. Scusami Giulio, vai tu. No, permettimi di dire a questo proposito che secondo me, se mi consentite la battuta, gioca anche un po' l'effetto del militare. Quando sei a militare non è che ti sembri la cosa più divertente del mondo, quando ne parli 30 anni dopo con quelli che sono stati con te hai mille aneddoti. Io credo che fosse molto stressante anche i tempi di Virginio, e che l'andare a dormire per i boschi è forse anche un modo di digerire questo stress, per lui così, per altri piloti in un'altra maniera. E a proposito di stress, volevo chiedere a Virginio se lui si è sentito sempre come dire valutato per quello che valeva. Cioè, stavo pensando a questo: nell'87 vinci il mondiale F1, che è l'antenato della Superbike, ma poi nell'88 non trovi in Superbike una collocazione come dire che il campione del mondo uscente o giù di lì avrebbe potuto, insomma, pensare di trovare. Poi nel Team Gallina, facendo un passo indietro, nel 79 sei avversario di Roberts fino a Le Mans, gran caduta. Poi nell'81-82, come diceva Zamagni, frutti li raccoglierà qualcun altro. Vai a guidare la Cagiva e arriva Roberts per un test. Cioè, tu hai sentito attorno a te la fiducia e l'appoggio che i tuoi risultati dovevano garantirti? È un insieme di fattori. Tu hai citato delle date per me importanti e dei passaggi anche sostanziali, no? Dal punto di vista di un cambiamento piuttosto che una ragione per poter per arrivare a quel cambiamento. Parlando nella cronologia con cui tu li hai citati, devo dire che Bimota è stato alla fine dell'anno un'offerta che mi fecero come campione del mondo che io non accettai, quindi per una questione di principio dissi no e andai a comprare due RC30 inventandomi una stagione agonistica da privato, che grazie anche alla Majestic, il signor Lacchinelli, che mi diede un supporto, potrei fare fino a un certo punto della stagione. Ma ti assicuro e vi assicuro, per una questione di principio, perché non era giusto quello che era accaduto in Bimota in quel momento, dove mi offrivano un certo ingaggio, però mi chiedevano in cambio il mio casco, tuta, stivali, guanti, e io dissi, ma scusate, se io sommo quello che prendo, casco, tuta, stivali, guanti, è già superiore a quello che mi offrite. Quindi cosa mi offrite? Zero? Dico, no. Cambio argomento. Quando accade quello che accade con Gallina, perché vi fu una forse incomprensione, forse una vera dimenticanza, come Roberto disse al tempo, per la storia dell'assicurazione dopo una certa caduta, dove io chiesi dove mi venne chiesto il numero della mia assicurazione, io risposi no, l'assicurazione lo saprete voi quale numero dell'assicurazione, perché siete voi che dovete fare l'assicurazione. Quindi
accadono fatti che portarono ad un certo punto, ma non fu quella la ragione della rottura con il Tingalina. La rottura fu che quando alla fine dell'anno, io dovendo andare poi in Giappone per provare le moto dell'anno successivo, cioè nel 1980, mi dissero firma il contratto che poi devi partire. Io lessi il contratto e dissi, ma non c'è la clausola che mi possa permettere l'eventuale partecipazione al campionato mondiale World Series, come stavamo in quel momento cercando di portare avanti. La risposta fu, io taglio corto adesso per non andare avanti e dilungarmi il ragionamento, ma la risposta che mi venne data fu no, il contratto è quello e quindi devi firmare il contratto così com'è e partire per il Giappone. E io dissi, chiamate qualcun altro al mio posto perché non voglio e non posso mancare alla parola data con Kenny, con Greg Jansford e gli altri, e quindi non partì. Quindi quando accade l'altro, andando sempre nella cronologia da te citata, Giulio, quando accade quell'altro fatto di Kenny Roberts che venne a provare la Kajiva 500 a Misano, ti dico anche la pista, forse c'era una recondita speranza che fossi io a non fare certi tempi, bla 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 bla, e che quindi magari con uno che scendendo da una moto ufficiale avesse in quel momento voglia, grinta, temperamento, cose che magari a detta di qualcuno io avrei avuto scemato nel tempo perché la moto non era competitiva, perché la moto aveva dei problemi, perché la moto, perché la moto, perché la moto, e un pilota magari si dovrebbe, immaginando quello che è il pensiero degli altri, si dovrebbe forse appannare o sgonfiare o essere meno reattivo su una moto da corsa, cosa che non ero io. Questo perché lo dico? Perché io ricordo di aver dato il massimo di me stesso nel 1981 con la Kajiva 500 e il Gran Premio in particolare che mi vide fare questo fu il Gran Premio Le Mans dell'81, dove io fino a quando non successe quello che accadde, cioè una vena di saldatura che aveva ceduto nel serbatoio, io ero quarto con una Kajiva che avevo sicuro che non poteva rimanere in quella posizione se non sputando sangue. Ecco che accettai anche il fatto che Kenny venisse a provare la moto. Ricordo che gli pulirono la pista, ricordo che arrivò la Michelin, ricordo tutto quanto, no? Ricordo anche che in quell'occasione misero il cambio a sinistra quando io avevo il cambio a destra e quindi io guidai la stessa moto di Kenny con il cambio a sinistra, con il sinistra, non sinistra cambio stradale prima in giù, cambio sinistra prima in su. Quindi io guidai in quella giornata con una situazione, uno, organi genitali di traverso, per non dire qualcosa di più volgare. Due, cambio girato al contrario, ma a opposto anche a quello che potevano essere delle reminiscenze mie di memoria muscolare per una moto da strada. Tre, l'assetto della moto, assurdo per me. Kenny guida, giusto per darvi un'informazione, guida con ammortizzatore di sterzo completamente bloccato, dove tu hai una moto che sembra che l'avantreno sia saldato. Quindi io svitavo tutto quanto quello che poteva essere la regolazione dell'ammortizzatore di sterzo per quello che potevano essere le regolazioni da lui chieste sulla moto, ma non era certo la moto che io avrei desiderato. Quindi ci furono circa 7 decimi di vario tra il suo tempo e il mio, ma io lo so perché c'erano 7 decimi, perché quando io trovavo Kenny in pista a volte gli stavo anche davanti e l'ho passato anche all'esterno come avevo fatto con Barry. Scusa Virgi, hai detto una cosa che mi ha fatto tornare alla puntata di ieri sera. Abbiamo parlato con Carlos Ceca della Ducati di Stoner, e mi sono ricordato, ma se lo ricorda anche Zame, sicuramente anche Giulio, che Vitto Guareschi all'epoca ci disse la stessa cosa che tu hai detto della moto di Kenny Roberts, cioè di Stoner, però della Ducati di Stoner, che eseguidava una Ducati il cui anteriore sembrava saldato, impalato. E adesso tu hai detto la stessa cosa di Kenny. Ti chiedo se può essere
anche Kenny arrivava dal dirt track, no? Ricordo male? E Casey, sì. Track, no? Per cui Casey pure. Può essere che sia una caratteristica che accomuna due piloti così distanti nel tempo, e però sia una caratteristica di guida che deriva appunto da quelle basi che hanno avuto tutti e due? Me la mando lì sta domanda, faccio il break e poi torno. Intanto studiamo la risposta. Torniamo subito, un minuto. Fassina da oltre 20 anni è al servizio degli automobilisti milanesi e lombardi. Quando l'emergenza sarà terminata saremo ancora più vicini ai nostri clienti, con serietà, passione e professionalità. Teniamo tutti insieme accesa la voglia di ripartire. Vi avvisiamo che il nostro servizio a distanza è attivo e rimane a vostra disposizione. Potete scriverci dal form che trovate sul sito fassina.it o su WhatsApp al numero 338 9308 055. Fassina, di noi ti puoi fidare. Golia Herbs all'erbe dalla natura. Respira Golia. JD Cars è un'azienda monzese con 30 anni di storia, da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti e del proprio territorio. Ed è qui, nella nostra sede di Via Visconti a Monza, che ci ritroverete dopo questo periodo così difficile, per aiutarvi nelle vostre scelte e per aiutarvi a risolvere i vostri problemi. Ci potete contattare per qualsiasi esigenza anche in questi giorni, ai recapiti in sovraimpressione. È troppo facile esserci solo quando tutto va bene. JD Cars è al vostro fianco sempre. La solita buca nell'asfalto. Tua moglie non ha visto il marciapiede. Il tuo cerchione sembra un calzino sbiadito. Rigenera Ruote Milano. Ridà vita a qualsiasi tipo di cerchione danneggiato con le migliori tecniche mondiali di riparazione e lavorazione. Verniciatura a polvere, diamantatura, rettifica, lavorazioni speciali su auto, moto, auto d'epoca, da competizione e anche camion. Qualsiasi sia la tua esigenza, Rigenera Ruote Milano la soddisferà, lasciandoti senza fiato. Non basta che siano rotonde. Le ruote sono fondamentali per una guida sicura. Affidale a Rigenera Ruote Milano, maestri di professione. Da Svezia Car sono disponibili le ultime Volvo XC40 spettacolare SUV compatto, in pronta consegna con motori benzina e diesel, che sono anche immatricolabili autocarro N1, sia con cambio manuale che automatico nelle colorazioni più belle e in tutti gli allestimenti. Vola da Svezia Car prima che le ultime XC40 finiscano. Svezia Car è in via Kulishov 6 a Milano. Se hai una Jeep, questo è il tuo paradiso. 4-Wheel Drive Italia. Trovi pneumatici off-road di tutte le marche principali, abbigliamento e gadget ufficiali Jeep, prodotti su misura come alberi di trasmissione a doppia crociera e distanziali o paraurti heavy duty, omologabili di produzione italiana e di altissima qualità. Servizio tagliandi, modifiche, preparazione ed assistenza tecnica presso le officine di 4-Wheel Drive Italia a Milano e a Roma. Aggiungi solo la tua Jeep, a tutto il resto pensa a 4-Wheel Drive Italia. Ciao a tutti, sono Riccardo Messa, la concessionaria Renault e Dacia di Monza e Brianza. Le nostre 3 sedi in questo momento sono chiuse, ma abbiamo attivo il servizio online dove gestiamo emergenze, ricambi, officina e volendo puoi fare un preventivo per auto nuove usate, chilometro zero, con un consulente in videochiamata. È veramente un periodo difficile, restiamo uniti a casa, mi raccomando, perché presto abbracceremo i nostri cari e poi ci ritroveremo in salone. Un saluto da tutta la famiglia Messa, forza e coraggio che ce la faremo. Non molliamo! Eccoci ragazzi, siamo in onda, abbiamo perso il Virgine, deve aver toccato qualcosa con la calza, c'aveva il pigiama, sai che ogni tanto deve fare un po' di ginnastica, allungato e pam. Mi rispondete prima voi e poi sentiamo Virgi su questa analogia che mi sembra di aver percepito, no, ricordando le parole
di Vitto Guareschi negli anni in cui preparava la moto per Casey Stoner, che guidava solo Casey, perché anche lui diceva guarda è un palo, e ha fatto questa, mi aveva spiegato questa cosa dell'anteriore che sembrava inchiodato. Ieri sera Carlos ce l'ha ribadito quando provò la moto di Casey. Vi chiedo se questa cosa che ha detto sulla moto di Kenny Roberts, sull'assetto delle moto di Kenny Roberts, può avere un'analogia visto il passato che tutti e due avevano nelle gare short track, dirt track, quel genere di gare lì, insomma. Franco, provo a risponderti finché non c'è Virginio, perché sennò mi vergogno. In realtà l'analogia potrebbe esserci, ed è questa, che tutti e due guidavano la moto col posteriore, cioè la facevano girare facendo derapare tanto il posteriore, usando tanto freno e gas sul posteriore. Per Stoner questa era una cosa evidentissima, tanto che la Ducati funzionava solo con lui. Quando Rossi provò per tutto un anno a partire il venerdì con un avantreno più basso, una moto più agile nell'entrata in curva, eccetera, rimediò 13 scivolate, vado a memoria, e tempi di nessuna soddisfazione. Quindi probabilmente quella Ducati, Stoner la guidava così e si poteva guidare solo così. Per Roberts vale un po' lo stesso discorso. Roberts crebbe anche con gli slick di Goodyear, che erano diversi da quelli che si usavano qui in Europa, che permettevano uno sliding, diciamo, anche se all'epoca ciclistiche, erogazioni eccetera non erano quelle di adesso, che nel motomondiale non si usava. Quindi anche lui rivoluzionò un po' più di un po' la tecnica di guida. Quindi insomma, piloti come Ferrari, e come ci diceva prima Virginio, avevano bisogno e hanno bisogno di sentire il davanti. Penso a Rossi, ma lo stesso Quartararo mi sembra un pilota del genere, eccetera, e quindi di far correre la moto dentro la curva. Ci sono invece piloti che ci arrivano con il freno ancora pesantemente in mano e poi riescono ad aprire comunque molto presto, che è anche un po' quello che faceva Baileys col Ducati Superbike. Anche lui aveva un setting della moto molto particolare, moto molto bassa, con avantreno molto aperto, cercava tanta stabilità in staccata, poi a farla girare ci pensava lui. Zamba, intanto stiamo cercando Filippo di recuperare Virginio. Ma io non entro in dettagli tecnici perché non li conosco, ricordo soltanto che Tetsuya Lada, pilota giapponese che ha vinto il mondiale della 250 con la Yamaha nel 1993 e poi ha corso per tanti anni con l'Aprilia, ecco, chi era suo compagno di squadra in Aprilia mi raccontava che lui teneva tutto bloccato, sia la forcella sia l'ammortizzatore posteriore nel suo caso, erano come se fossero rigidi, come se non avessero escursione. Lui però non veniva dal dirt track, aveva tutta un'altra, un'altra scuola, però ho questo ricordo perché chi lavorava con lui in Aprilia raccontava questa cosa qua, però io non mi addentro nella spiegazione tecnica perché non la so. Ok, vedo che faccio fatica a recuperarlo. Cosa Giulio? No, volevo dire che sono due discorsi leggermente diversi. Arada guidava con delle sospensioni durissime, si vedeva anche dalle immagini televisive, ma perché lui era un peso piuma. Adesso fortunatamente è venuto dalla mia sponda, è un po' più rotondo, e di una precisione assoluta, quindi poteva permettere delle sospensioni estremamente rigide senza far lavorare troppo le gomme. Nei casi di Roberts, di Stoner eccetera, parliamo proprio di geometria della moto e di ammortizzatore di sterzo estremamente duri, cioè come se proprio girare il manubrio fosse una cosa che non rientrava nel loro stile di guida, ecco. Quindi po' queste le due caratterizzazioni. Allora, per agevolare Filippo nel recupero della linea con Virginio Ferrari, che ha provato a chiamarmi sul telefonino che sto usando per la diretta, non è cosa. Allora, approfitto, facciamo l'ultimo break e poi lo recuperiamo, almeno facciamo l'ultima parte con lui prima di passare alla seconda oretta dalla cameretta. Ah.
Passina da oltre 20 anni al servizio degli automobilisti milanesi e lombardi. Quando l'emergenza sarà terminata, saremo ancora più vicini ai nostri clienti, con serietà, passione e professionalità. Teniamo tutti insieme accesa la voglia di ripartire. Vi avvisiamo che il nostro servizio a distanza è attivo e rimane a vostra disposizione. Potete scriverci dal form che trovate sul sito fassina.it o su WhatsApp al numero 338 9308 055. Fassina, di noi ti puoi fidare. Vamag, tecniche di collaudo, presenta la grande novità 2019, l'accettazione dinamica by Vamag, il sistema di ispezione ed accettazione del veicolo One Stop. Questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di 2 minuti. Il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo, le prestazioni dei freni e delle sospensioni, lo stato della batteria, la diagnosi della centralina, lo stato dei pneumatici e altro, consentendo di controllare ogni auto, aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti. L'accettazione dinamica è disponibile in più configurazioni per adattarsi alla tua azienda. Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato, frutto di ben 35 anni di esperienza. Vamag dal 1981, European Quality Made in Italy. Le concessionarie Ford Interauto di Monza, Melegnano e Liscate sono chiuse per l'emergenza sanitaria. Per ogni informazione il personale è a disposizione attraverso i nuovi numeri e l'email che saranno attivi fino al termine dell'emergenza. Scrivi a clienti@fordinterauto.it oppure chiama per l'officina al numero 351 911 0144 e per la vendita il 391 1167 753. Presto torneremo a guidare, vorremmo tanto che tu provassi il piacere di guida della gamma ibrida ed elettrica con Kuga e Puma e poi EcoSport, Focus, Fiesta e la gamma dei veicoli commerciali Interauto. Sono Luca, 9000 giri, da 32 anni siamo specializzati nell'ambito delle preparazioni autosportive. Siamo a Milano, in Viale Piceno 3. Da noi potete trovare qualunque cosa vi possa interessare che riguardi potenziamento motore, l'assetto, l'impianto frenante, modifiche estetiche interne e modifiche estetiche esterne. Solo componenti di primissima qualità, le porcherie le lasciamo a casa. Qualunque cosa vi possa servire che riguardi appunto l'assetto, il motore, l'impianto frenante, non esitate a contattarci o direttamente al numero insieme impressione o visitando il nostro sito www.9000giri.it. Io sono sempre qua, vi aspetto. Affidateci la vostra automobile d'epoca per ripristinarla, restaurarla e curarla come se fosse nelle vostre mani. Solo una persona con il cuore e un'azienda che lo fa con il cuore può fare la differenza. Gasi Automobili. Gasi Automobili. Golia Herbs ha le erbe dalla natura. Respira Golia. Eccoci, ce l'abbiamo fatta recuperarti Virgi, ci hai fatto spaventare, però con la tecnologia noi vecchietti facciamo sempre un po' di casino. Virgi, allora, importante la tua opinione su quello che mi hanno detto prima, perché nel frattempo tanti amici hanno scritto dicendo negli anni poi tanti piloti di quell'epoca dissero che la moto di Roberts era un cancello, no? Che poi è quello che abbiamo sentito dire negli anni più recenti delle moto che guidava Stoner, soprattutto della Ducati, nel senso che lui la voleva, come gli altri definivano poi, un cancello. Ci trovi delle analogie o no? O abbiamo solo buttato lì delle cose inutili? Non saprei effettivamente quale potesse essere le regolazioni attuate da Stoner sulle sue moto, ma quella di Kenny io rimasi alquanto sorpreso, davvero. Quanto vi fosse quello che ci siamo poi scambiati fuori onda, no? Quanto ci fosse poi analogia in stile o tecnica di messa a punto del dirt track o short track, che dir si voglia, anche quello non lo so. Non so perché, quale possa essere il tipo di regolazione su quelle moto, non ho mai avuto esperienza, non ho mai provata una, non ho mai fatto short track, non ho mai fatto dirt track, quindi non ti saprei dire sinceramente quale
possa essere magari l'influenza di quel tipo di competizione verso poi la pista e una moto da gran premio da pista. Ok, abbiamo il tempo, Zam e Giulio, per una domanda a testa virgi, prima di lasciarlo andare e lasciare liberi anche voi. Ma vado io, allora Virginio, fai finta di avere budget illimitato e poter scegliere chi vuoi. Devi fare un team della MotoGP. Che moto scegli primo e quali piloti ci metti su? Considerando quello che è successo l'anno scorso o idealmente parlando? Considerando quello che è successo l'anno scorso. Allora, io sceglierei una Suzuki. Vuoi perché è una influenza del passato? Vuoi perché la Suzuki è cresciuta? Vuoi perché ho sentito parlare molto bene della parte ciclistica? Vuoi per diversi fattori, no? E chi metterei? Andrei a ripescare qualcuno che secondo me non avrebbe dovuto finire così, perlomeno per questo periodo, cioè Zarco. Pensavo Lorenzo, invece hai detto Zarco. Sai, a me Lorenzo piace, non piace molto come l'ho già sottolineato altre volte, no, Bob, nella tua trasmissione. A volte mi sembra un po' troppo impettito, ma lo dico in maniera simpatica, non lo dico per fargli un torto. Invece in pista lo ammiro, in pista lo trovo esuberante dal punto di vista proprio del suo insieme, proprio come pilota. Zarco lo vedo sminuito in quello che è stato purtroppo l'apporto tecnico, e quindi non essendo più stato su una moto effettivamente competitiva. A me è spiaciuto vederlo così andare un po' nelle retrovie e immaginare quanto invece quel ragazzo lì, serio com'è, preparato com'è, volonteroso com'è, su una moto magari che gli possa ricostruire quel senso di sicurezza in se stesso e quindi di autostima nel vero senso della parola, lo dico, io penso che potrebbe essere nel prossimo futuro una bella sorpresa. Giulio. E allora, Virginio, volevo farti una domanda anch'io di quelle che sono senza tempo e senza spazio. Se dovessi guidare una sola moto nella tua vita, prendi una Yamaha V31 o una Yamaha M1 di adesso? Allora, la moto 7,5, due tempi, quattro cilindri. La moto che mi ha fatto battere il cuore, nel vero senso della parola, è stata la Patton, la prima Patton che ho avuto. Adesso non guardiamo la potenza, non guardiamo il numero di cilindri, non guardiamo se due, quattro tempi, non guardiamo niente. Io parlo dell'impatto emotivo che mi ha dato e parlo di quello che era l'atmosfera in casa di Peppino Pattoni e parlo del miraggio proprio che avevo e quindi della venerazione che io avevo per quell'uomo, al quale davo del lei, ancora dopo anni io ho sempre dato del lei a Peppino Pattoni, come davo del lei a Daniele Fontana, come davo del lei a Gilberto Milani. Cioè erano quei personaggi che per me sono rimasti là su un altare. Quando poi ho guidato moto da corsa negli anni, quella che mi ha veramente carpito l'anima è stata la 653 Suzuki. La 653 Suzuki, dopo anni dopo ho provato sia la moto di Kocinski sia la moto di Lawson, ho provato la MV Agusta che appartenne a Phil Reed. Ma la moto che veramente ti strappava il
culo dalla sella era la 653 Suzuki. Quella era, io l'ho chiamata la bestia. La bestia nel senso una moto satanica, una moto che passava i 315 all'ora, all'ora anche, e che era ingovernabile perché a 7.800, 8.000 non c'era niente e poi ti scaricava quei 145 cavalli in 1.800 giri. E scusatemi il termine, erano cazzi tuoi a tenerlo. Hai reso molto l'idea. Ti sei tenuto qualche moto delle tue con cui hai corso? Non ho mai cercato, come non ho mai collezionato il casco. Ho sempre avuto rispetto per le sacre moto utilizzate, ma io le vedo più in mano a qualcun altro che le possa valorizzare e non tenerte, cioè un museo piuttosto che un privato che le vuole portare poi in pista dopo anni, cioè museo inteso, non che la mia moto vada in un museo, però tutti quegli oggetti che sono appartenuti a dei piloti, io li vedo più di un bene degli sportivi, ecco, di un bene okay. Di qualcuno che le possa ancora vedere dopo anni o in un luogo di appartenenza perché è un privato, perché magari è un'esposizione. Ok, senti, hai due minuti per raccontarci quell'aneddoto che mi ha chiesto l'amico Davide della Spezia di farti raccontare quando Lucchinelli ti chiuse in una roulotte, perché altrimenti ti arrestavano, è vero? No, era quella che si raccontò con Marco, la storia là del piazzale suo, mentre aspettavamo il traghetto che giocavamo a pallone. No, dimmela, perché io non la so, non me la ricordo. Ne fate troppe nella tua. Sei un po' rinco, però, eh? Sì, lo so. Questo ti dico, raccontamela, please. No, giocavamo a pallone in attesa che arrivasse il traghetto per andare, non so, Travemünde. E morale, ad un certo punto è arrivato un omaccione alto, quasi 2 metri, che prende il pallone e ci disse di andare fuori dalle palle. E io dico, scusa, la palla? Perché la palla l'avevo portata io. Era una palla di quelle, era pallavolo, quelle di cuoio, e stavamo però giocando a pallone, nonostante fosse una palla da pallavolo. Questo qui non mi dà la palla. Allora lui aveva la palla qua sotto, tra il braccio e il fianco. Allora io, tuc, l'ho toccata, la palla ha rimbalzato fuori, è andata, e poi gli ho fatto tac, gli ho fatto così in faccia, uno schiaffetto, no? Ma uno schiaffetto come l'avessi dato una femminuccia, per come dire, vaffanculo stronzo, no? Questo qui nel frattempo tira fuori una tessera, non so se era doganiere, poliziotto, non so cosa fosse, ma era un rappresentante dell'ordine in borghese. Merda, ho detto. Allora lui ha fatto per agguantarmi, io sono andato e mi sono defilato. Marco, che aveva capito tutto il tutto, fa: allora dentro la roulotte hanno tirato via tutti i gavoni, quelli dell'acqua potabile, mi hanno messo al posto e i gavoni li hanno chiaramente messi fuori dalla roulotte, sotto alla roulotte. Questi hanno fatto tutte le ispezioni generali, non mi hanno trovato perché loro si erano seduti poi sul divano della roulotte e si erano messi a giocare a carte. Io sono rimasto un quarto d'ora là sotto, che non so neanche come abbia potuto resistere, perché sai, dentro era come una cassa da morto. Però meglio mica in una cassa da morto vera, secondo me. Hai fatto bene a star lì. Dentro, perché quelli mi avrebbero arrestato. Esatto, esatto. Senti, ti porti i saluti anche di Giuseppe Scorpaniti, che salutiamo perché oltre a un grande appassionato il club RD 350-500, hanno quelle moto lì meravigliose. Ti saluta e poi lavora in ospedale, perché oggi hanno avuto degli encomi da parte delle forze dell'ordine per quello che stanno facendo. Tra l'altro, Giuseppe, io spero si possa dire comunque la situazione è in miglioramento. Questo è una cosa che ci teniamo a dire, dobbiamo stare attenti, siamo chiusi in casa da un mese, ci stiamo comportando bene, è anche importante che ci dicano che le cose un pochino vanno meglio e che soprattutto l'emergenza negli ospedali sia un po' più sotto controllo, per cui il grande abbraccio va ai medici e agli infermieri che stanno facendo questo lavoro. Fatemi fare anche gli auguri buon compleanno a Luca, che è domani. Luca, so che ci guardi anche domani, però te li faccio già oggi. E domani sera vi ricordo che ci sarà l'appuntamento con l'ingegner Carlo Luzzi di HRC, insieme a una persona che ho già intervistato in Storia di Motori, si chiama Eugenio Lizzama, che è il mental coach, tra gli altri, di Andrea Dovizioso, una persona
veramente adorabile e che secondo me domani sera contribuirà a una puntata ancora più carina rispetto a quelle che abbiamo fatto finora. Per cui domani sera vi aspetto ancora dalle 21. Virgi, grazie mille. Ciao Bob, ciao Giuseppe, ciao Zan e a presto. Grazie a Giovanni Zavagni, Moto.it. Ciao Zan, grazie, grazie a Giulio Ranghieri. Ciao Giulio, ci vediamo nelle prossime serate. Ciao a tutti, adesso, grazie. Dopo la puntata stabiliamo l'altro collegamento per la seconda oretta della cameretta, nel quale parleremo di altri tipi di temi, sperando di che restiate qua con noi. Grazie ragazzi, buonanotte a voi, beati voi che andate a letto. Io adesso lavoro, Virgi, guarda, beato te, col pigiamino. Ciao. Io vado invece a giocare. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Finalmente arrivano da Fassina le Fiat Panda Hybrid e le Fiat 500 Hybrid con il nuovo motore Firefly 1000 tre cilindri abbinato ad un propulsore elettrico. 70 cavalli di potenza, risparmi fino al 30% sul consumo di carburante e addio ai blocchi sulla circolazione. Prezzi da 10.900 euro, cosa aspetti? Scopri Panda Hybrid e 500 Hybrid da Fassina. Ciao a tutti, sono Gloria Di Pogliani. Per il momento mi devo accontentare di un modellino perché non posso...